Moto circolare uniforme, MCU, è il moto descritto da un punto che si muove su una circonferenza a velocità costante. Uniforme vuol dire proprio velocità costante. Per esempio può essere il moto di un punto che si trova sul bordo di una ruota mentre questa gira a velocità costante. Qui è rappresentato un esempio, una ruota di raggio 10 cm e un punto sul bordo disegnato a intervalli di un secondo l'uno. Quindi le varie posizioni che assume questo punto sono A, B, C, D e in 8 secondi la ruota fa un giro intero. La durata di un giro completo si chiama periodo e si indica con la lettera T maiuscola. In questo esempio il periodo vale 8 secondi, perché abbiamo detto che ogni posizione, ogni fotografia è presa a un secondo di distanza di tempo, diciamo così. Quindi il periodo è 8 secondi. Vediamo rappresentata anche la velocità, che sappiamo essere un vettore sempre tangente alla traiettoria in ogni punto, in ogni momento. Quindi questa è la velocità quando il punto sta in A, VA, questa è VB, VC e così via. Vediamo che queste frecce, cioè la velocità, sono sempre lunghe tutte uguali, perché abbiamo detto che la velocità non cambia, il moto circolare è uniforme. Vedremo più avanti che nel caso di questo esempio la velocità è 7,85 cm al secondo. Quindi queste frecce sono lunghe tutte uguali, 7,85 cm al secondo. Però vediamo anche che sono tutte frecce differenti, cioè è uguale la loro lunghezza, ma cambia continuamente la loro direzione. Perciò, come vettori, queste frecce cambiano, la velocità vettoriale non è costante solo la velocità cosiddetta scalare, cioè il valore numerico della velocità. La velocità scalare rappresenta i 7,85 cm al secondo, ma il vettore velocità cambia continuamente in direzione, quindi questo moto circolare uniforme in realtà è un moto accelerato, proprio perché la velocità cambia. Cambia non il suo valore numerico scalare, ma cambia la sua direzione. Vediamo subito allora come si calcola questa accelerazione, che si chiama accelerazione centripeta. Si chiama così perché vedremo tra poco che punta sempre verso il centro della circonferenza. Centripeta vuol dire che punta verso il centro, tende verso il centro. E la indichiamo con AC, accelerazione centripeta. Sappiamo che per definizione l'accelerazione è la variazione di velocità diviso il tempo in cui questa variazione di velocità avviene. In realtà, nella definizione rigorosa, noi dovremmo prendere un intervallo di tempo brevissimo, quindi non più delta t, ma gli intervalli brevissimi, infinitesimi, si indicano con la dt. Di conseguenza la variazione di velocità non è più delta v, ma è dv. Qui c'è un disegno associato a questa figura che fa vedere come è diretta la velocità iniziale, VA, questa freccia verticale, e come è diretta poi la velocità un attimo dopo, VA', quando il punto si è spostato sulla circonferenza di questo piccolo tratto. Questa è la velocità VA', tangente sempre alla circonferenza, e quindi se noi riportiamo questi due vettori, VA e VA', mettendoli con l'origine in comune, otteniamo che la variazione di velocità è stata delta V, cioè questa freccia verde che collega la punta di VA con la punta di VA'. Questo è delta V, variazione di velocità sarebbe in realtà questo dV, cioè la variazione di velocità in un tempo brevissimo. Infatti qui è indicata come VA' meno VA, la velocità finale, meno quella iniziale, cioè come è cambiata la velocità nel corso di questo intervallo di tempo brevissimo. Vediamo che questo vettore, la variazione di velocità delta V, è un vettore che punta verso sinistra e quindi punta verso il centro. Quando poi prendiamo questo vettore delta V o dV e lo dividiamo per il brevissimo intervallo di tempo, passiamo dalla variazione di velocità al vettore accelerazione centripeta. Quindi dV o delta V è questa freccia verde che punta verso il centro. Quando dividiamo questo vettore per dt, otteniamo l'accelerazione centripeta che anche lei punta verso il centro. E questo vale in tutti i punti durante il moto circolare del nostro oggetto. Quindi in ogni punto l'accelerazione centripeta ha sempre lo stesso valore numerico e punta sempre però verso il centro.